Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Sid Meier's Civilization 6 con Eleonora d'Aquitania. Ci ho dovuto pensare un attimo perché a volte mi confondo. Allora, dicevamo alla fine dello scorso episodio che questo sarà dedicato allo spionaggio e alla preparazione della missilistica per cercare di arrivare sulla Luna. Magari non guasterebbe avere un paio di unità in più, anche navali, anche aeree, forse un aeroporto potrebbe essere utile. Chissà che Lione magari non diventi la nostra base. È stato costruito Canale di Panama, mannaggia. Parco acquatico a Boulogne. Perché non ha più la religione tortuganista? Vabbè. Fatto questo, la crescita dovrebbe andare avanti abbastanza rapidamente. Facciamo un costruttore e un museo archeologico Montpellier completato. Prendiamo a questo punto un archeologo. Ok, rotte commerciali, linee di Nazca. No, grazie. Avanti. Panama è già stata costruita, noi invece non abbiamo ancora un turno allo sblocco dell'energia a vapore. Però possiamo finalmente costruire qualche ingegnere militare per costruire delle ferrovie. Non è male. Amboise ha fatto il campus, magari mi costruisce l'ingegnere. Dove sta? Non ditemi che non posso fare ingegneri militari. Questa è bella. Scusate un attimo. Serve l'ingegneria militare. L'ho mai ricercata? Ma mi pare di sì, ho la scienza militare. Ok, perché non posso costruire un ingegnere militare? È una cosa stranissima. Forse in altre città potrei? No, perché non ho costruito una caserma. Ecco perché. Due scatole. Va bene, ok. Facciamo una zona industriale ad Amboise che ci servirà e non poco. Qui si prende un bel più 3, distruggiamo uno chateau, ma ne vale la pena. Perché qui facciamo poi fabbrica e centrale a carbone. Assolutamente. D'accordo. Il primo lavoro per la pace come sta andando? Siamo in testa. E oserei dire senza troppe problematiche perché generiamo moltissimi punti di supporto diplomatico dalle alleanze, dal governo. Ho due alleanze, ho molte amicizie, quindi ne genero tanti. Pietro ha finito il Broadway. Non mi interessa. Vedo che Parigi mi ha terminato il parco acquatico. Adesso ha più un attrattivo 18 di 21 delle abitazioni. Potremmo fare una zona industriale? Ni. Facciamo così, allora costruiamo l'accampamento a Parigi, che in qualche modo da qualche parte lo dobbiamo fare per avere l'ingegnere. Qui a Rochelle abbiamo completato la borsa, che è fantastico. Rochelle sarà la mia produzione spinta di... Devo farci lo spazioporto, quindi adesso aspetto quel prossimo distretto. Broadway è andato, ok. Adesso voglio fare un giro per vedere se col denaro posso comprare altre. Dove sono? Altri laboratori di ricerca che non stiamo costruendo. Tipo Marsiglia. Esatto. Ok. Furto d'oro. Rubo impulso. 84% di probabilità. Speriamo che vada a buon fine la fusione nucleare. In questo episodio dovremmo vedere anche la presa di un paio di grandi personaggi notevoli. Mass media, meno stanchezza di guerra, Broadway, Cristo Redentore. Va bene. No, non dobbiamo cambiare niente. Va bene così. Titolo governatore. Più 100% cultura non mi interessa.
Liang. Più due abitazioni per ogni quartiere residenziale e acquedotti in questa città, più un'attrattiva per ogni canale diga in questa città. Visto che abbiamo la diga a Parigi, Liang a Parigi, ce la teniamo perché aumenta l'attrattiva e poi faremo anche un distretto, come si dice, di tipo abitativo, in modo che Parigi diventi sempre più grande, 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 che mi piace, mi diverte. Muovi miglioramento, ma vai qui a fare una fattoria, dai. O uno chateau? No, fai una fattoria che è meglio. Ok. Ruba un impulso, inclusa la tecnologia fissa nucleare. Ah, cioè possiamo rubare un impulso e una tecnologia. Ah, però prima ci mettiamo in postazione perché qui forse è meglio. Anche perché la tecnologia fissa nucleare la sta già cercando di rubarle un'altra spia. E qui diventiamo un Ironclad, buono. Questo ragazzo può diventarmi. No, non abbiamo il petrolio, non può diventare un fico secco. Dobbiamo fare dei nuovi builder per prendere le nuove risorse che stanno entrando nel nostro territorio. Tanto siamo a 354 scienza, che è tanto. È tanto. Ok, completata la zona industriale di Amboise, senza perdere tempo, bottega, poi fabbrica, poi centrale a carbone. Mercato alimentare di Lione, ragazzi, non ci posso credere, finalmente Lione ha la possibilità di crescere. Era da molto tempo che aspettavo, cioè, aspettavo questo momento da tanto, davvero da tanto. Penso anche voi, non so, ditemi nei commenti se avete creduto in Lione quando l'ho fondata, pensando ci farò Petra, poi le righe di Nazca, e poi ce la faremo quando saremo nel futuro a farla diventare una grande città. Pian piano. Qui una segheria, avanti. Abbiamo anche un buon quantitativo di oro tutte le volte, eh? Ogni turno. Allora, possiamo portarci a casa un mercante che dà più una visibilità con tutte le altre civiltà, lo passiamo, perché non serve a nulla. Mentre per i grandi ingegneri ci stiamo avvicinando a prenderlo. Lo prendiamo noi, senza problemi. Anche Mary Leakey me la passo. Rochelle mi fa il mercato alimentare a questo punto. E tu, caro mio scout, hai fatto il tuo tempo. E te saluto. Allora, Siunduk. Dichiara amicizia. Dichiara alleanza di ricerca. Molto bene, molto bene. Traiano. Dichiara amicizia. Dichiara alleanza militare. Hai un orecchino, ma questo è bellissimo. Ok. Ok. È fantastico. È fantastico. Intanto facciamo l'accampamento a Parigi, poi la caserma, così iniziamo anche a potenziare un po' le forze militari e probabilmente utilizzerò Parigi come città militare. E intanto no, fermi, adesso possiamo fare il primo spazio porto. Qua ci si dà dentro. Elettricità. Caserma. La Macedonia ha acquistato Rockefeller. Come Rockefeller? Era Rockefeller quello che avevamo. Secondo me ne ha preso. Intanto Elban. Sì, ragazzi! Abbiamo rubato la fissione nucleare e un impulso. No, abbiamo rubato l'impulso, la fissione nucleare. Vedi che è una. Vabbè, lasciamo perdere. Ci casco sempre. Fognatura qui, dai. Completate borse di studie. Borse di studie. Suggerirei un quartiere residenziale anche qui. Borse di studie. Ok. Turno successivo. Non vorrei che mi fregassero questo ingegnere. Vabbè. Speriamo di no.
Speriamo di no, che vedevo di. Credo di non dover fare. Penso di poter fare una fabbrica d'amboise senza bisogno della centrale a carbone perché il carbone è già a Rochelle, ma non ne sono certo. Ok, allora tu vai a fare fattoria qua attorno. Adesso dovremmo avere abbastanza soldi per comprare un'altra struttura scientifica, un altro laboratorio a Montpellier. Buono. Avanti. Tanto che Tolosa continua a fare delle borse di studio. Questa cosa delle borse di studio è ottima. Attenzione perché qui hanno fondato Ternate e non hanno fatto bene. Nizhny Novgorod ha piazzato un governatore, quindi hanno evitato il peggio, però sono andati vicini a una ribellione. Devono stare un po' attenti. Tanto Lione, ragazzi, sta esplodendo. Più 12 cibi in surplus. Boom. Not bad at all. Dove va questa bella spia? Indovina un po'. Dumfries. Ok. Non so se le altre le devo promuovere oppure. Ho dimenticato di assegnare delle promozioni, forse. Potrei essermi dimenticato, sapete? Comunque, in tutto questo, la Scozia sta facendo le bombe atomiche, ma non. Oh, perfetto. Ma non la missilistica. Tanto ci teniamo anche Ternate. Monumento. Scegliamo ricerca, computer, grazie. Completata caserma. Prima di fare l'armeria, la diga di idroelettrica. Più 6 energia da risorse rinnovabili acquatiche. Che top. A parte che l'armeria che mi permette di fare. Facciamo l'armeria e poi facciamo la diga idroelettrica. Assolutamente. Lyon mi fa l'aerodromo invece. Dove? Nel deserto? Non mi piace. Caspita. Ci tocca. Altre borse di studio. E fattorie. Poi. Ok. Possiamo rubare materiali con. Rubano impulsi, inclusa la tecnologia materiali compositi. Accetta. Qua ci siamo già, io a questo punto rubo dell'oro a Sterling. Perché comunque anche l'oro ci serve. Non solo gli impulsi. E quando andiamo ad Humphreys, magari spostiamo la spia nella zona, come dire, di ricerca e iniziamo a far saltare le navi delle università scozzesi. Così, in amicizia. Penso che sia una buona idea. Rochelle, completato il mercato alimentare, adesso inizia a crescere la bomba. Facciamo un bello spazioporto, guardate, perfetto qui sul deserto. Magari mi piacerebbe avere una rotta interna che porta un po' di produzione in più. Può essere un'idea. Vediamo se alla Rochelle posso comprare qualcosa che aiuta. No, non si può comprare un piffero. E 25 tonni è tanta roba, però è qui che dobbiamo. È qui che dobbiamo fare del nostro meglio. Magari un builder per migliorare la produzione. Qui ci sta una miniera, qui ci sta una segheria. Sì, perché no? Ok. Anche Rim mi fa un aerodromo in modo da poter costruire delle unità aeree da difesa. Però mi serve il petrolio e il petrolio io non ce l'ho ancora. Ho soltanto tanto, ho tanto carbone, ma il petrolio l'ho ricercato. Devo andare a vedere. Caspita. Intanto attenzione perché i coreani stanno facendo tre spazioporti. Maledetti. Allora. Ok, stop. Più 100% bonus vicinanza distretti campo industriale e campus e zona industriale. Questo va bene.
Diritto di passaggio con tutte le città-state più 4 punti influenza per ottenere missionari. No, grazie. Così va bene. Presto avremo la democrazia. Scusate, fatemi vedere dove capperò il petrolio. Raffinazione, dai, raga. Anguissola, ritratti. Che ci faccio con questo? Vabbè. Fabbrica ad Amboise. Non abbiamo dell'elettricità. Facciamo uno spazio porto anche qui. Perché ci stiamo accorgendo che i coreani ne fanno tre e anche noi loro dobbiamo farne tanti. O sbaglio. Ok. Il problema è uno, non ho, cioè, non ho spazio per un capolavoro artistico. Posso comprare magari qualche museo altrove? Sì, un museo d'arte qui ad Amboise. Allora lo facciamo. Invece ho visto che potevo prendere un laboratorio di ricerca, ma qui lo sto costruendo. No, allora va tutto bene. Facciamo un centro di radiodiffusione a Marsiglia con la Fede e avanti. Ottimo. Ok, armeria completata. Finalmente posso fare il mio ingegnere militare. Yeah. Aeroporto completato. Devo portare pazienza, hangar. E fra 10 turni rischiamo di entrare in un'altra età oscura. Ragazzi, ma perché faccio queste cose? Allora, Dumfries, ruba impulso tecnologico. No, no. Ti sposti in realtà. Sempre qui, ma ti metti nel campus. Ma proviamo a danneggiare la diga. Sono curioso di vedere che cosa succede. Adesso, così per pura curiosità, se si allaga anche il campus oppure no. Intanto, comunque, ridendo e scherzando, io sto danneggiando Robert Bruce. Ma dovrei danneggiare anche. Essendo che è stata devastata da un disastro naturale, votiamo per aiutarla. Io dovrei allarmarmi perché i coreani stanno iniziando a produrre i missili per andare nello spazio. Ok. Allo scadere del tempo, gli stati membri saranno ricompensati in base. 2 punti di vittoria diplomatica, va bene. Invia un dono, completa progetto, invia aiuti, entra in guerra con il bersaglio, no. Generale CO2, ridurrà il tuo punteggio, ok. Dickinson. Molto interessante. Dickinson può andare da qualche parte? No, assolutamente no. Questa la dobbiamo tenere ferma. Altri grandi personaggi? Sì, Goddard ce l'abbiamo praticamente fra pochissimo. Mary Leakey pure me la lascio andare. E anche Strauss lo lascio andare perché i jeans non mi servono. Anche se in teoria potrei prenderli perché grandi mercanti che aiutino nella vittoria spaziale non me ne ricordo. Potrebbe essere, ma non sono sicuro al 100%. Intanto facciamo un'amicizia con i russi. E visto che ci siamo, visto che l'alleanza aiuta, no? Un'alleanza culturale con la Russia. Ti è così, giusto per. E con Ghitargia un'amicizia e un'alleanza economica. Pure, ti è. Così. Praticamente sono alleato di tutti e produco un sacco di punti diplomatici. Denuncia da parte di Alessandro. È giunto il momento di iniziare ad arrivare al petrolio e fare le difese, perché sennò siamo nella merda. Dio, non è che ha tutto questo esercito, però. Tanto abbiamo rubato un impulso, abbiamo rubato l'oro. Fantastico.
Completato Marsiglia, ha bisogno di attrattiva. Marsiglia. Faccio la banca perché serve anche quella, però. Montpellier. Montpellier sarebbe bene un porto. Ho uno snodo commerciale. Oh, non ci voglio credere, in Scozia c'è stata perdita di vapore radioattivo, c'è un disastro naturale in corso. E non c'entriamo noi quella diga, spero, vero? Spero. Promozione. Oi, oi, oi. Mamma mia. Sono successivo. Ma questo è brutto, eh. Ah. Ci chiedono 2 oro per turno per 30 turni. Accettiamo, ne guadagniamo 326,5, voglio dire. Se vi fermo così. Prendo anche 3. Allora, adesso controlliamo. L'epoca moderna finisce fra un po' di turni, ma... potremmo farcela. Parigi, barriera anti-inondazione, secondo me ci fa vincere qualche punto. Qualche punto, come si dice? Epoca. Iniziamo a fare delle ferrovie. Hangar. Corazziere, buono. E. Missioni possibili. Non posso sabotare i campus. Questa cosa mi sembra strana. Devo pensare un po' a come fare le missioni di sabotaggio, onestamente, perché faccio un po' fatica al momento a ricordarmi. Pensavo si potesse sabotare molto facilmente, invece, boh, strano. Cosa troviamo? La tavoletta di pietra, quello che avevo chiesto a Babbo Natale, ragazzi. Proprio una tavoletta di pietra tutta per me. Andiamo avanti, dai. Allora, siamo secondi. Abbiamo superato Sendok. Sendok ha 100, 51 tech e produce 150. Noi 51 tech produciamo 363. Robert Bruce ha 11 tech più di noi. Prima erano 14. Stiamo pian piano facendo il nostro lavoro. Allora, laboratorio di ricerca ha completato. Ok. Più abitazioni. Cos'è sta cosa? Diga danneggiata con successo. Adesso andiamo a vedere. Sta cosa è fighissima. Ah, abbiamo provocato un'inondazione, vabbè. Neutralizza il governatore. La realtà, vabbè. Niente, e continuiamo a rubare degli impulsi, che comunque non... cioè, facendo così non sbagliamo, ecco. Un micio, un mummificato, abbiamo trovato. Facendo così non sbagliamo, dai. C'è poco da fare. 7 turni e 9 per la pace, 4 turni della democrazia, che è tanta roba. E Rodano che esonda. E 5 turni alla nostra prossima età oscura. Non ci voglio credere. Barriera anti-inondazione completata, non ci dà punti. Questa cosa mi dispiace, però vabbè, pazienza.
Basta accademia, rottura di scatole. Adesso facciamo veramente le unità tipo guardie imperiali. Sovrano io, ok. Buenos Aires è fantastica. Perché Buenos Aires è industriale, ma l'abilità di Buenos Aires è che le risorse bonus si comportano come lusso. È tanta roba. E nessuno è sovrano, quindi io ci provo a prendermela. Boom. 14 turni al nostro spazioporto di Rochelle. Non so se solo con due spazioporti ce la caviamo, ma faremo il possibile. Yeah. I cittadini di Parigi sono fieri di essere nella città con 20 abitanti. Yeah. E abbiamo 0 attrattiva e 20 di abitazioni. Dobbiamo migliorare un po', però. 20 è tantissimo. Dai, ancora un punticino e ce la facciamo. Rochelle, dove potrei aiutarti? Qui c'è il bestiame. Ah, e soprattutto c'è del petrolio. Uno, due. Ah, questo lo stiamo già lavorando, bene. E tre. Allora, tu mi vai a prendere il petrolio, cambio completamente rotta e andiamo a scavare il petrolio. Tra l'altro Lione ce l'ha il petrolio, che città fantastica. Che città fantastica, ragazzi. Miau, una maschera. No, pensavo un altro gatto mummificato, per quello che ho detto miau. Sì, vabbè, ma questi mi fanno uno spazioporto che ci mette 78 turni a completarsi. Bevono? Si drogano o tutte e due insieme? Dai, buono. Buono un cazzo. Ragazzi, mi hanno preso quello che dava il 20% alla produzione. Male. Va bene che Tesla è molto buono, ma mi fa molto arrabbiare sta cosa. Ci voglio credere. Mi sono fatto fregare un'altra volta. Qual è il prossimo? Appeal. Andate a quel paese, quell'appeal. Fai un invio aiuti. Sono stato sciocco io. Dovevo controllare. 27 minuti, adesso chiudiamo. Dovevo controllare. Mi sono fatto fregare un ingegnere che era fantastico. Che due scatole, ragazzi. Incredibile. Non ci credo, non ci credo. Avrei dovuto immaginarlo che non avessi stato usare lo spionaggio contro di me. Ah, te ne sei accorto adesso? Generiamo rimostranze, ma gli diciamo chiaramente che continueremo a spiare. Signori, passiamo alla democrazia. Le tue rotte commerciali dirette verso una città aliata forniscono più 4 cibo, sconto degli acquisti in oro. E tanti saluti. Abbiamo due carte in più. Una economica e ci prendiamo. Più 4 abitazioni e 2 attrattive nelle città con almeno 3 distretti specializzati. New deal. Vediamo. Più oro? No. Più 10% all'oro in tutte le città in cui c'è un governatore. Wow. Sì, assolutamente sì. Questo lo voglio. E poi ce ne serve. Dai, Raj. Più 2 scienza, cultura e oro per ogni città, stato di. No! Mi hanno preso Alban, ragazzi. Me lo devo riportare a casa che è la mia spia migliore. Scambio. 27 per 30 turni. Facciamo così, vi do un libro. Due libri? Ehi, 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 ehi. Due libri? Riportiamo a casa Alban. Dove erano questi due libri? Adesso li mettiamo lì inutili. Combustione.
No, 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 non, fa non facciamo cosa da cazzo, scusate. Prima di salutarci, che poi mi dimentico. Andiamo sui satelliti. Ah, la centrale geotermica potrebbe essere buona. Ma andiamo sui satelliti. E il suffragio è buono. La guerra fredda è meglio perché mi permette di spiare bene. Cosa posso rubacchiare? Leaky, passo. Vi aiuti. Anche perché qui la richiesta d'aiuto, noi siamo ultimi praticamente perché inquiniamo e non inviamo aiuti. Mercato alimentare a Bologna è andato, sarebbe più attrattiva. Ruota panoramica. Snodo andato, ripara il museo archeologico. Parigi, ecco qui il nostro buon Alban che cosa fa? Ovviamente torna in Scozia. Magari sapete cosa c'è? Lo mandiamo ai nostri alleati. Lo mandiamo a Gyeongju. Alban adesso a spiare. Perché comunque il ragazzo molto banalmente dovrebbe essere in grado di portare a casa dei boost anche dalla Corea, penso. Facciamo l'ultimo. Imbecille questo che è contento. L'ultimo turno. E facciamo un attimo, ricapitoliamo dove siamo. Importante. Oh, santa pazienza. Questo spadaccino cosa può diventare? Tanto oro per noi. Ok, intanto riprendiamo la città di Armagh che adesso diventa nostra, come sempre. Per celebrare fonderemo una banca. E Celeste scappa a piedi dopo aver rubato il laser. Brava Celeste. Ok, tante belle missioni per noi. Tutti pigli un'altra promozione. Ruba tecnologia come se avessi due livelli in più, finalmente. Era ora. E quindi, amici e amiche, Emily Dickinson rifà il libro. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. La situazione è la seguente: siamo in seconda posizione perché la Scozia è ancora più tech di noi. Noi 53, loro 63, però meno 10. Ma per la vittoria scientifica non serve avere più tecnologie degli altri, serve arrivare su Marte, ok? Diplomaticamente siamo in testa, ma anche quella è poca roba. Andiamo un attimo sulla scienza. Nessuno ha lanciato un satellite, il che è positivo. I nostri spazioporti sono in fase di costruzione. Quando avremo i due spazioporti inizieremo a fare appunto il lavoro per arrivare con i satelliti. Avremo bisogno di tanti ingegneri, quelli giusti però. Quelli giusti, e vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Sono anche curioso di vedere quale sarà il prossimo scienziato, però per adesso vi ringrazio per essere rimasti con me e vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio.